Marocco 0-0, seconda vittoria di fila, però questa volta la vittoria è stata bella schiacciante, 6-0, però peccato con l'ammunizione di Scalici. Però ci può stare. Diciamo l'arma che l'arma del delitto è stato importante perché non ci ha fatto subire gol per la seconda volta di fila. È mancato Fasoli tra i pali, però ha giocato articolo 11 il buon Campagna. Diciamo che l'abbiamo adattato al ruolo di portiere, ha dato soddisfazione. Vabbè, normale amministrazione è stata per lui. Per lui sì. Allora, aggiungiamo qualcosa su questa bella vittoria, dai. Capitano, io sono insomma veramente felice di come la mia squadra si muove in campo. Stiamo cominciando a capire bene i ruoli, dove ci dobbiamo mettere in campo, come dobbiamo affrontare anche gli avversari. E penso che se continuiamo così non abbiamo come perdere. Modestia. Come ogni settimana farò, ringrazio la mia tifoseria, la nostra tifoseria. Gli Space Jam, no? C'è anche il Conigliaro che è di Portopalo. Il Conigliaro sta sempre solo. I Marocco 0-0 sono affiliati con gli Space Jam. Come il Tommaso Natale. Devo inquadrare un secondo. È lì, lo vedo. Solo Soletti. Bello secondo. Chi è stato il migliore in campo tra di voi? Ma pensiamo sempre a Cherry con la sua tripletta. Cioè, una tripletta è molto importante. Anche se Palmieri è stato davvero essenziale. Sì, lo ha detto lo stesso Palmieri questo, quindi. Vabbè, adesso prossimo turno avete, diciamo, una sfida, un bel esame per voi. Sono i Polifoc che oggi hanno pure vinto contro i Ganzi. Non conosco completamente, però speriamo di arrivare preparati per la partita. Ci alleneremo. Sì, si gioca martedì, ecco. Va bene ragazzi, complimenti, ci vediamo venerdì prossimo. Anzi, scusate, martedì. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.